Allora, buongiorno. Insomma, fanno sorridere le parole di Rotondi. Buongiorno Claudio Borghi della Lega. Buongiorno Michele Guttosa, avevo già annunciato, collegato con noi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a Carlo De Simone, che è docente, professore alla Lewis Business School. Buongiorno. Allora, tanto per rimanere... I nuovi sconti in bolletta, ve li facciamo vedere, scadeva il 31 il decreto sostegni, eccoli qua, allora 4,9 miliardi di risorse, corretto professore, corretto, questo corretto. È quanto il governo ha messo sul piatto per gli azzeramenti degli oneri di sistema del gas, taglio all'IVA del gas del 5%, un bonus sostanzialmente per le bollette di gas e luce per famiglie con ISEE inferiore al 15%, poi ci spiega tutto professore, no al taglio degli oneri di sistema della luce. Che cosa significherà per le famiglie italiane e per le imprese, professore? Una misura che il governo ha messo in piedi per cercare di dare tranquillità alle famiglie, sempre spaventate ovviamente dal tema gas e luce che abbiamo visto essere protagonista degli scorsi mesi. Questi 4,9 miliardi sono appostati e naturalmente verranno utilizzati man mano che ce ne sarà bisogno, anche in funzione di quello che sarà l'andamento delle scorte e l'andamento ovviamente dell'anno termico, che quest'anno è stato particolarmente fortunato perché non è stato un inverno particolarmente freddo. Le famiglie hanno questa possibilità di utilizzare il bonus sociale fino all'ISEE da 15.000 euro, quindi diciamo ci rientrano tantissime famiglie italiane, ma soprattutto c'è anche il taglio all'IVA, che è un altro aspetto molto importante di questo Consiglio dei Ministri di ieri, che mette nella condizione di recuperare diversi costi, soprattutto sul tema gas e luce. Un'altra conferma che è stata data è anche il credito d'imposta per le imprese. Sì. E ricordiamoci che anche le imprese è un argomento importante, anzi energia e gas per le imprese vuol dire produzione, no? Vuol dire prodotto interno. Allora, che ne pensa il Movimento 5 Stelle? Arriviamo anche sulla vicenda europea, ma insomma queste modifiche sbloccheranno i crediti incagliati? Ma vede, il tema è a monte. Noi abbiamo un patrimonio di 12 milioni di immobili, sì, di cui 7 milioni sono precedenti al 1980, quindi con classi energetiche dalla E alla G, efficienza energetica zero. Ed ecco che mi ricollego al tema bollette, ecco perché abbiamo anche un tema di costi elevati per le famiglie. Dopodiché la norma sull'efficienza energetica e sul superbonus è una norma importante, ma è una norma che è stata gestita male. Già nel solo fatto che noi diamo il 110%, lei si immagini che io entro in un negozio, prendo un oggetto, esco e mi danno anche il resto. Questo è quello che è avvenuto. Noi dobbiamo continuare a pensare che quando c'è spesa pubblica c'è ovviamente un debito, un indebitamento dello Stato, e nel 2022 l'indebitamento è stato pari all'8% del PIL, con uno scostamento rispetto al 5,6% previsto. Quindi è una coperta, è come il mio portafoglio, prima o poi finisce, qualcosa dobbiamo fare. Ora, qual è il problema di questi crediti incagliati? Che le banche, le assicurazioni, gli intermediari finanziari che sono stati indicati nel decreto hanno paura, non ci credono più. Primo perché hanno in parte esaurito la capacità fiscale. Secondo perché le regole sono cambiate ogni mese e di conseguenza un operatore, un investitore non vuole mettere i suoi soldi a rischio di una norma che cambia costantemente. Certo. Quindi queste attività, tra l'altro legate a un tema di frodi che ci sono state sul sistema e sono state elevatissime, le abbiamo sentite parlare costantemente, abbiamo dato soldi ad imprese neonate, piccole SRL che prendevano lavori per ATER da centinaia di appartamenti. Questo è il problema per cui ci troviamo con i crediti incagliati. Ora per sbloccarli il governo prova a fare quello che è possibile, cioè a matchare questi crediti con le imprese. Le imprese li vogliono i crediti perché risparmiano sul proprio costo fiscale, però vogliono anche certezze che poi non ci siano revocatorie. Mi pare di capire che l'interrogativo comunque rimane su chi, su quale entità vorrei ricordarvi. Sì, allora, io signori vi ringrazio per essere stati con noi sin qui, professore. Grazie a Michele Guttosa, anche per le notizie che ci ha dato.